piacere Tommaso. Tommaso l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto già sul video. Grazie. Adesso ci conosciamo dal vivo. Allora, cosa ha fatto questo cane? Questo cane qui, meno di un mese fa, abbiamo una nipotina da brancata perché non l'ha mai sopportata. La prima settimana la nostra figlia è venuta a casa nostra, la bambina chiaramente piangeva e lui ha abbaiato e voleva sempre prendere i piedini. Cercavamo di fare un po' di affiancamento col cane e la bambina, fargliela conoscere. Sì, però a parte questo ha morso anche te. Sì, poi ha morso me, si è rivoltato con lei. Si è rivolta una gelosia senza confini. Come ho fatto io? Perché? Per il semplice fatto che mi aveva dato un po' più di fiducia, lo vedevo che la bambina era nel passeggino, lui stava lì. Invece quel pomeriggio lì ci siamo messi sul lettone, la bambina aveva dei giochini, sai, lui è attratto da palline, insomma, tutto quello che sono giochi per i bambini lui li vuole. È stato una frazione di secondo girarsi, gli ha preso il giochino, però nel frattempo l'ha brancata, è uscito sangue, mia figlia pietrificata, non doveva farlo, la bambina l'ho preso subito, l'ho portata in bagno, ho cercato di tranquillizzarla, però da lì mia figlia gli ha fatto una croce. Sì, non viene più a casa, anche con la videochiamata, appena sente Aurora, fa il pazzo. Il problema è che in tutti questi casi si fa un'autovalutazione, invece la valutazione dovete accettare che venga fatta da un professionista e vi dovete fidare. Il discorso è questo, che quando abbiamo a che fare con dei cani, esistono dei cani che nascono con una predisposizione a stare con i bambini, altri che non hanno questo tipo di predisposizione. Se non c'è questo tipo di predisposizione, noi dobbiamo utilizzare tutte le debite cautele per far sì che non avvengano degli episodi drammatici. Se incappiamo in questi episodi drammatici e c'erano stati dei segnali, è perché siamo stati un po' superficiali. Quindi da adesso noi vi aiuteremo, cercheremo di capire quali sono le motivazioni che hanno spinto il cane a mettere in atto questo comportamento, che è sicuramente legato a carenze di docilità, perché nel momento in cui il cane arriva a mordere i proprietari e a mordere un essere umano ci sono carenze di docilità. L'essere umano ha selezionato 9 doti genetiche. La docilità è la dote genetica che dà la possibilità al cane di riconoscere l'essere umano come suo naturale superiore e gli consente di accettare le interazioni tattili, di accettare la presenza della sagoma umana, di accettare tutti quegli stimoli acustici che l'essere umano va a proporre e tutti quegli stimoli ambientali che sono la quotidianità all'interno di un contesto familiare nel quale sono presenti appunto esseri umani. Un cane docile non risponderà mai in aggressività nei confronti dell'essere umano. Nel momento in cui un cane ha posto in essere una risposta aggressiva di questo tipo, significa che per forza di cose ha carenze di docilità. La convivenza con la bambina molto probabilmente non sarà mai possibile, cioè non potremo mai lasciare lui e la bambina completamente soli, però utilizzando le debite cautele e le debite precauzioni potremo far sì che questa convivenza in vostra presenza sia possibile. Quindi adesso analizziamo tutto, però quando ci sono dei segnali di questo tipo bisogna fare assolutamente attenzione, perché basta un morso per dilaniare la faccia di un bambino e lasciare segni permanenti. Molte persone tendono a sottovalutare e poi succedono i drammi. Utilizzeremo le debite cautele, faremo un lavoro, adesso vi spiegherà tutto Simone. Mi raccomando, non sottovalutate la situazione, perché grazie signora, a dopo. Grazie mille.